Ciao a tutti da Antonio Vacciocchi. Chiudo questa noiosissima pappardella paternale su come fare i dischi, come fare la musica per voi e per noi gruppi. Abbiamo parlato appunto inizialmente di la musica che dobbiamo mettere nel disco, poi della confezione adeguata, del fatto che ci vuole qualcuno che promuova l'esistenza del nostro disco, quindi un ufficio stampa, e poi lo distribuisca intorno. Poi c'è anche l'aspetto concertistico. Non è il momento adatto per parlare di concerti, come ben sappiamo, ma in generale dei guai maggiori che caratterizza i gruppi è quello di cercare di suonare prevalentemente nella propria zona. Quando l'hai fatto 3, 4, 5 volte non ti viene più a vedere nessuno perché sei stufato. Quindi magari investire, oltre che nello studio di registrazione e in tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, anche nella diffusione della propria musica dal vivo. Quindi cercare magari le proprie spese, se vogliamo, inizialmente o a rimborso spese, di sforzarci a uscire dal nostro ambito, dalla nostra città, dal nostro giro, e cercare di andarci a proporre il più possibile lontano. Inizialmente magari verranno poche persone, poi se il gruppo è valido e la faccenda, insomma, ha un suo spessore artistico, magari il nostro pubblico si ingrosserà e avremo tanta altra soddisfazione, anche perché, come sappiamo, il concerto dal vivo è il modo più veloce, efficace e anche economico per vendere i nostri CD, i nostri prodotti. Quindi cercate magari, insomma, di mettere insieme queste banalità e magari alla fine avrete qualche soddisfazione in più. Ciao!